Al Mazzola di Sant'Arcangelo il Nuova Fiorita conosce la prima vittoria nella promozione Romagna a domicilio, la terza se sommata alle altre due ottenute in esterna. La matricola diventa terribile in uno scontro che ricorda quell'amaro playoff perso due anni prima. L'avversario si chiama Vis Misano, che non assaggia i tre punti da almeno tre turni. Sfatato dunque anche il tabù Mazzola, i gialloblu e maglia nera premono da subito sull'acceleratore. La punizione di Mezzgur è un primo avvertimento verso la porta difesa da Sacchi. La difesa della Vis Misano commette due ingenuità che paga caro. A 14esimo la prima, quando su gode Nuova Fiorita si lascia nettamente scavalcare. Di Filippo vola verso la meta chiamata Gloria. Il cost cost viene premiato dall'ex giocatore dell'Interno Sammarinese, che porta al vantaggio degli uomini di Mugellesi. Abbraccio di tutta la panchina per lui, un ragazzo fortemente voluto dal club, una scommessa finora vinta visto l'ottimo impatto. In Nuova Fiorita tra il 14esimo e il 16esimo archivia il match. Mezzgur lanciato a rete, sempre su un altro lancio proveniente dalla retrovia, e con un mezzo pallonetto scavalca Sacchi, bucando per la seconda volta la retroguardia ospite. Nuova Fiorita 2, Vis Misano 0. È la volta di Sartini, che dalla distanza domestica alla sfera, che scaraventa sui cartelloni pubblicitari. La Vis Misano si fa finalmente vedere prima della mezz'ora, quando Serafini, servito in area di rigore, viene chiuso da Battani per poi calciare da posizione defilata, non trovando lo specchio della porta. Quando Antonietti questa volta viene servito sull'altro lato, sembra trovare il pertugio giusto, ma tra il dire e fare c'è di mezzo Battani. Sulla respinta al centrocampista non riesce il tappin vincente. Ancora Vis sugli scudi, la conclusione di Serafini viene neutralizzata da Battani, che si rifugia in questo caso in corner. Prima dell'ingresso negli spogliatoi, Urbinati tenta la volée, la sfera termina alta. C'è ancora tempo per vedere questa punizione battuta da Serafini, allontanata da Battani. Con l'immagine a cura della nostra redazione ci spostiamo nella ripresa, quando Piva raccoglie la sfera ma la scarica tra i guantoni di Sacchi. E quando Mezzgurbi accende la lampadina, ecco questa traversone gettata al centro, sul quale Sartini arriva con un attimo di ritardo, anche se dalla tribuna qualcuno protesta per una leggera trattenuta. E ancora Piva a sfiorare la marcatura con questo tiro dalla distanza, mentre in pieno recupero il Misano accorcia le distanze. Pallonbella a cercare la testa in area avversa di Urbinati, che approfittando dello scontro tra Battani e Rinaldi infila alla porta dei padroni di casa, che tuttavia gestiscono i pochi secondi che rimangono alla fine del match raccogliendo l'applauso a fine gara dei propri supporters. Per il Misano, rimasto in partita fino all'ultimo, è mancata la cattiveria agonistica necessaria per muovere la classifica in un momento di mancata brillantezza.